Voci.fm, il sito delle voci. Vacanza! E Bonnie è stata benissimo a scuola. Si è fatta un nuovo amico. Amici, vi presento Forky! Ciao! È un forchetto! Il panico mi assale! Ehi, attento! Tornano i giocattoli animati di Toy Story. Nel quarto capitolo della saga Disney Pixar ritroviamo Woody, Buzz Lightyear e tutta l'allegra e scombinata brigata. Più Forky, appunto, un giocattolo spazzatura, perché questo crede di essere, creato dalla piccola Bonnie, sorellina di Andy, al suo primo giorno di asilo. E la voce nella versione italiana del film è quella di Luca Laurenti. È proprio esaltante perché dai vita a qualcosa, no, che, cioè, voglio dire, è una forchetta che parla. No, mi capisci? Cioè, una volta ha dato la voce a un sorcio, no? A Stuart Little. Cioè, ma qualunque cosa sia, può essere una lampadina, può essere qualunque cosa, è bellissimo dar vita, capito, a qualcosa che tu pensi sia morto, invece non è morto. Cosa? Forky è decisamente l'anima del film. Continua a scappare per tornare in qualche cestino dell'immondizia finché non capisce che, è vivo. E ad aiutarlo, a comprenderlo, sarà proprio Woody, che ha il terrore di restare senza un bambino, ma che alla fine troverà la sua strada e l'amore? Ma che no, non ha più la voce di Fabrizio Frizzi, che non c'è più, ma quella di Angelo Maggi, mentre a far parlare Buzz è sempre Massimo D'Apporto. Andiamo! Perbacco, come trovo Woody? Onda gravitazionale, grazie, voce interiore, verso l'infinito e oltre. Mi fa tenerezza Buzz Lightyear, mi fa tenerezza, mi fa sorridere, è uno gnoccolone, diciamo. C'ho qualcosa di Buzz Lightyear anch'io, sono un credulone, ossia lui credeva di essere umano e invece era un giocattolo, io invece credo di essere un giocattolo e spero invece col tempo di capire che sono umano. Ma ce ne sono altre di new entry vocali in Toy Story 4, come Corrado Guzzanti, che è Duke Kaboom, giocattolo degli anni 70. Ciao Duke. Chi è il cowboy? Duke, lui è Woody. Woody, lui è... Duke Kaboom, il più grande stuntman del Canada. Oh, oh sì! Ah, sì. Mm? Fa le pose. Duke, dobbiamo... Aspetta, l'ultimo. Oh sì, cosa ti riporta qui, Pip? Divertentissimo, perché questo sbruffone che fa tutte queste facce, piroette, acrobazie, e peraltro veramente somiglia tanto ai giocattoli con cui giocavo. Io mi ricordo quando ero piccoli c'erano tutti questi giocattoli a molla in cui tu dovevi caricare e partiva una cosa, una palletta. E poi però è un sensibile tema questo magone, perché ha deluso il proprio proprietario, che si capisce benissimo, è un bambino carogna di quelli cattivissimi che comprano e buttano giocattoli e li consumano alla velocità della luce. E chi poteva dar voce a una ballerina leggiadra e volante del parco giochi se non Rossella Brescia? Ho detto subito sì, anche se è un piccolo ruolo, però mi piaceva perché la ballerina volante è stata sempre uno dei miei desideri, no? Di quel giocattolo da avere, perché era bellissimo. Quell'anticipazione di drone che va su, e quindi sono veramente contenta di essere qui oggi e di promuovere questo film, che ha un grande significato. È un film che dovrebbero vedere sia i bambini che i grandi. Avanti c'è posto in Toy Story 4 anche per Benji e Fede, che oltre a reinterpretare a loro modo il tema del film Hai un amico in me di Randy Newman, hanno anche qualche secondo di gloria nel doppiaggio, dando voce a due ranocchiette del Luna Park. La parte di doppiaggio è minimale, però è importante perché dà il via ad una parte carina del film. Non posso ancora spoilerarvela, però dal via a un qualcosa di molto divertente che è sul finale del film, quindi è comunque minimale ma importante. Per te è anche un'occasione di fare una cosa che ti piace, perché sappiamo che ti piace doppiare, vorresti anche fare qualcosa in più, no? Sì, però vabbè, quello poi vedremo se avrò l'opportunità di provare. Su Astro Boy, se credi di venire qui e soffiarci il posto da primo premio, sei fuori. De Brutto, aiutatemi a liberarmi. Come no, col piedone verso l'infinito, il piedone boom. Benji e Fede non hanno però sostituito del tutto Riccardo Cocciante. C'è anche lui infatti a ricantare non solo Hai un amico in me, ma anche l'inedito Non permetto, e che ricorda così Fabrizio Frizzi. Esserci era importante perché è una continuità, oltre alla nuova canzone che c'è, che ho cantato, ma io trovo che è bellissima questa canzone, e
ridico ancora questo ricordo con Fabrizio Frizzi, è veramente un ricordo splendido, meraviglioso, questo duo, perché questa canzone esisteva in due versioni, c'era la versione tutta cantata da me e quella invece divisa con Fabrizio. Bellissimo, Fabrizio mi ha dato la sua anima. Un saluto a Voci.fm da Riccardo Cocciante. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.